Cari amici, benvenuti a questa nuova esperienza, benvenuti a questa nuova giornata. Come vedete, ho alle spalle il cartello di ingresso nel Trentino Alto Adige e uscita dalla Lombardia perché mi trovo al Passo del Tonale. Quindi stamattina partenza da Ponte di Legno, con quale mezzo? Con lei, con la Triumph Speedmaster, che era da un po' di tempo nel cantuccio e avevo una gran voglia di godermela su queste strade. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. And baby, cut yourself, baby, cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. Everything that I am, caught in the palm, no backup plan. So baby, cut yourself, baby, cut yourself, baby, cut yourself loose. Cause a little trouble, don't shed a tear. Keep that sunny smile from ear to ear. And baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. Abbiamo terminato la discesa dal Passo del Tonale e adesso proseguiamo verso Madonna di Campiglio. Figuring out
different, but hey, the plane is boarding, time to go. Bene, siamo arrivati a Madonna di Campiglio, un percorso che abbiamo fatto con veramente molta tranquillità, con il piacere di guidare questa moto. Quindi qualche considerazione su questa moto la faccio sia dal mio punto di vista come guidatore e poi magari dirà qualcosa Barbara anche come passeggera. Allora, comoda sicuramente e piacevole l'impostazione, soprattutto mi piace veramente tanto l'impostazione del manubrio a corna di bue, perché ti dà automaticamente una postura molto molto rilassata. È stato molto molto utile perché mi ha veramente risolto tantissimo il problema il parabrezza, che sebbene esteticamente non sia il massimo, però ovviamente mi facilita tantissimo in caso di pioggia e soprattutto a determinate velocità anche per quanto riguarda l'aria. C'è da considerare che essendoci poca luce a terra durante le pieghe sui tornanti sono sempre un po' in ansia, perché ho sempre il timore di toccare, e dato che non mi è capitato solo una volta, soprattutto quando ero da solo, figuriamoci in due. Quindi Barbara, dal punto di vista invece del passeggero, durante diciamo questi tragitti, queste salite,
quello che abbiamo fatto oggi. Tu adesso ovviamente fai la passeggera su questa moto da un po' di tempo, anche se non ci sei venuta molto spesso. No. Come ti trovi? Allora, partiamo dalle dimensioni della sella. Le dimensioni non è una sella molto larga, però abbastanza comoda. Ben fatto lo spessore, che sicuramente attutisce. Io l'ho provata sia con lo schienalino che quando l'hai presa senza. Sicuramente con questo schienalino bello imbottito aiuta tanto. Ti fa scaricare il peso, sicuramente. Prima i dolori si sentivano alla schiena. E le mani dove le metti di solito? Le mani o qua, così, o qua dietro. Dipende, si cambiano un po' le posizioni. E a livello di triangolazione delle gambe, visto appunto la seduta, come ti trovi? Dipende dall'altezza. Su un'altezza di 1,70 la mia gamba è praticamente piegata. È molto flessa. È molto flessa. Quindi se penso a un viaggio molto lungo, tutto di curve, i dolori si iniziano a sentire. Se uno ha una strada, un rettilineo, un po' meno. Ecco, come sensazioni di guida, perché questo è un mezzo che ti dà proprio l'idea del viaggio sereno, piacevole, tranquillo, ha tanta potenza sotto, quindi in qualunque momento tu hai visto che un piacere accelera e va, e quindi in queste strade di montagna è molto molto bello. Però ecco, lato mio provo un senso proprio di tanta tanta rilassatezza. Dal tuo punto di vista invece come la vivi? Beh sì, è una moto dove c'è una guida rilassata, quindi molto tranquilla. Non è una moto di quelle dove devi stare ferma, immobile, altrimenti si sbilancia subito. Cioè riesci a muoverti, riesci a sentirti comoda, a tuo agio e rilassata. Sì. Al di là dell'aspetto che il sellino, ovviamente essendo di dimensioni quelle che sono, è piuttosto spesso, però insomma... Sicuramente poi dipende anche dalla corporatura, se ci sale una alta 1,40 m, che pesa, è più leggera, è logico che tutto cambia. Io direi che a questo punto abbiamo raggiunto Madonna di Campiglio in questo giretto molto ignorante, molto sereno e molto tranquillo, e ci spariamo il nostro panino che abbiamo preparato. Allora, qui a Madonna di Campiglio siamo appunto al 21 di settembre, non c'è nessuno, praticamente vuota. Adesso caffettino e pasticcino e poi ci rimettiamo in strada. Il cannoncino. Cosa vuoi? Io prenderei i bignè sono la crema? Crema chantilly. Crema, grazie. Grazie. Bene, io direi che da questa Madonna di Campiglio assolutamente deserta, ma molto godibile, dove tutto va verso la chiusura autunnale e poi la prossima riapertura a metà novembre, con ovviamente anche una situazione molto diversa, con la neve che ci sarà, possiamo chiudere qui questo nostro giretto. Adesso percorreremo altre stradine e straduncole per ritornare a Ponte di Legno e poi penseremo al prossimo giro. Alla prossima. Ciao. I like it like tic-tac-toe, every step we take is tic-tac-toe. Ho. I like you like tic-tac-toe, every step we take is tic-tac-toe. Ho.